Siamo un trenzo. Allora, mi chiedeva il Presidente se ero stato soddisfatto alle domande della risposta. Boh, manca tipo tutto il ragionamento sulla discarica e si parlava di 10 milioni d'euro. Non lo so se capisco la parte di lode se è fatto bene, però insomma 10 milioni d'euro su un piano l'anno, poi tra l'altro l'anno. Perché se io risparmio 75.000 tonnellate l'anno di apporto in discarica, li risparmio tutti gli anni. E non si è capito dove erano nella risposta. Che dire, quando fu fatto il passaggio a porta a porta, Publi Ambiente fece un ottimo lavoro di informazione della popolazione, con una serie di assemblee capillari, di riunioni capillari sul territorio, fatte anche giustamente per specifiche per le lingue e via dicendo. E questo è un lavoro, noi l'abbiamo come gruppo consiliare sempre riconosciuto. Quello che è mancato e che ce ne dobbiamo occupare in questo caso qui, perché obiettivamente è una spesa da considerare nel piano economico e finanziario dell'azienda, è stata, come dire, una registrata al sistema, perché il sistema a 3 anni di distanza ci si può girare intorno quanto ci pare, però non è che è fallito, però ci sono delle grosse lacune. Gli abbandoni è una di quelle, assessore. Io non voglio togliere uno dei cavalli di battaglia ai Fruet, però che i cestini, sui cestini ci deve essere fatta una riflessione di tipo politico, una sostituzione della tipologia di cestino, dove si fa il porta a porta vero, il cestino è un qualcosa dove da sotto si inserisce da un buco largo come una lattina. Non una cesta così dove poi si fa a gara ad ammonticarci sopra un cestino. Le campane del vetro, uguale. Anche lì la sostituzione tout court delle campane in un modo con le campane in un altro, si è capito, è un errore. Le campane devono essere in dei posti dove possono essere anche controllate, perché il controllo ci permette di fare quelle sanzioni che lei ci diceva in commissione, che come abbandono dei rifiuti, cioè quella sanzione vera dove poi si può andare sugli organi di informazione a dire noi svolgiamo anche questa azione di repressione contro chi non si comporta bene, cioè l'abbandono di rifiuti, i 600 euro di multa possono essere fatti solo se io ho delle prove testimoniali vere, una ripresa di una telecamera, ad esempio, non se io ho lo scontrino della Coop. E per questo io sono tranquillamente, credo di sbagliare a molto poco se dico che in questi anni sanzioni vere, cioè non per conferimento regolare ma per abbandono, non ne sono state fatte. Lo verificheremo, farò un'interrogazione. No, no, assessore, quelli sono i conferimenti irregolari, io glielo posso garantire, si fidi, poi faremo un'interrogazione. Va bene. Comunque, questo per dire che serviva un qualcosa di più per regolamentare tutta questa parte degli abbandoni. Abbiamo fatto la Polizia Municipale Unica. A cosa serve la Polizia Municipale Unica se poi non si crea per esempio una task force ambientale, non dico mica 20 agenti, dico 4 agenti che magari operano su tutti quei settori dove l'ARPAT non può insistere, dove gli uffici ambiente non hanno le forze economiche per poterci andare, per poter andare a controllare tutti questi settori qui, perché vede, gli abbandoni non sono un problema di tipo forse un po' di inquinamento, ma insomma, forse ci si può passare anche sopra a un sacchetto buttato ai cigli di una strada. L'abbandono crea inequità sociale e poi si crea un meccanismo dove alla fine
vince sempre chi è più furbo. Ed è questa una cosa che le nostre amministrazioni devono andare a combattere con tutte le loro forze. E non lo si è fatto. Ne discuto qui, ne parlo qui nel piano finanziario di Pubblico Ambiente, perché a distanza di 3 anni quelle assemblee devono essere ripetute. E una politica che opera il suo controllo sul piano finanziario, cosa che noi non facciamo, noi lo portiamo qui e lo approviamo. Una politica che opera il suo controllo sul piano finanziario, in questa sede, in questo momento, dice sì, va bene, io ti approvo il piano finanziario, però dimmi quanto vuoi, ma si rifà un giro. Si rifà un giro con assemblee in ogni quartiere, con l'assemblea per gli stranieri, per combattere il fenomeno degli abbandoni, ma anche perché la popolazione in 3 anni cambia. Ci sono trasferimenti, gente che viene da altri paesi, gente che viene da altre parti d'Italia, che arriva qui e che non gli si è spiegato nulla. Ogni 3 anni si fa un giro, ogni 2 anni anzi. Non le sto dicendo nulla di fuori di ogni creanza, assessore. Si fa, le posso garantire che si fa. Le posso garantire, se vuoi le dico anche dove, come e con che modalità. Le sto dicendo che era stato fatto un buon lavoro che poi è stato completamente abbandonato, perché quel buon lavoro ha un senso se noi dalla prossima settimana, approvato questo piano finanziario, si piglia e si riparte e si rifà un giro per spiegare che cos'è Porta a Porta Empoli. Anzi, vi dirò di più, questa TARES di cui poi parleremo, che è un disastro da un punto di vista ambientale, è probabilmente la cosa peggiore che PD e PDL in appoggio al governo Monti hanno fatto, in qualche modo ai cittadini gli andrà spiegata, perché se noi gli si è fatto tutte delle riunioni dicendogli che i soldi ci interessano, ma forse neanche più di tanto, ma si fa tutto con l'obiettivo, come ci ha detto il tecnico ora, di risparmiare in discarica, di portare meno rifiuti in discarica e via dicendo, gli va spiegato alla popolazione cosa cambia da un punto di vista ambientale, e non lo si fa con un articolino su un giornale molto confuso, lo si fa con 30 riunioni in Empoli, come fu fatto allora, perché adesso, che ci garbi o che non ci garbi, e cambia tutto da un punto di vista ambientale, che poi si provi a mascherarla e a farla rimanere più o meno la stessa cosa, siamo d'accordo. Però che cambi tutto è altrettanto vero. Io faccio anche dichiarazione di voto, voteremo contrari a questo emendamento, a questa delibera. Grazie. Grazie, consigliere.